Lasciamo Ankara e puntiamo a nord-est, in località Attusa, nell'Anatolia centrale, a circa 150 km da Ankara. Attusa fu capitale dell'antico regno ittita. Risalgono al XIII secolo a.C. le rovine più antiche della cittadella, dove nel corso dei secoli i re ittiti costruirono le loro dimore fortificate e numerosi edifici pubblici. Il sito di Attusa, l'odierna Babashka, costituisce una delle più importanti aree archeologiche della Turchia. In un grandioso scenario di pietra sopravvivono i resti di una città le cui mura si sviluppano per 6 chilometri. Vi si scorgono ancora fortificazioni, grandi templi e fortezze arroccate sulle rocce circostanti. La Porta dei Leoni è una delle opere meglio conservate di Attusa. Dopo aver oltrepassato un passaggio d'arco, appaiono due giganteschi leoni che dovevano agire da deterrente affinché gli spiriti maligni rimanessero lontani dalla città. Attusa è sotto la tutela dell'UNESCO dal 1986, ma ascoltiamo la voce di una guida locale. Vedete, proprio è qua, fatto una città mura. Questa città mura 7 km girare Attusa, 15 metri altezza, 6 metri larghezza. Vi pensa dentro questa città mura 10.000 popoli abitanti, 9.000 solo per militari, 1.000 per popolo importante, tutto popolo normale, abitanti fuori di città mura. E qua le grandi templi. Qui non c'è solo templi, una piccolina parte templi, altra parte prima bazar del mondo. Dentro questo bazar 82 negozi. Conosciamo del Kayseri? Tu già visto Kayseri? No. Kayseri è vicino a Kappadokia, un nome di città. Dentro Kayseri un piccolino villaggio. Questo villaggio nome è Kültepe. Kültepe, abitanti popolo Asuri. Popolo Asuri è una grande commerciante colonia. Questo colonia prima di andare in Egitto, comprare vestiti, come mangiare. Dopo torno qua, commerciando dentro questo bazar. Era forse 100-150 anni dopo, finale, Attusa. Anche qui del patrimonio UNESCO. Solo un italiano archeologo lavora qua. Sette diverse le porte. Questa è la porta prima importante. Prima importante è la porta. La porta del Leone. Anche una porta per una popolazione, entrare dentro, altro popolo non ci possiamo. Qua solo per popolo egiziano, entrare dentro, altro popolo non ci possiamo. E qua il popolo fatto, conosce carri, carri esiste molto piccolini. E qua solo passare carri esiste. Dopo tanto carri egiziani andare qua, carri egiziani non ci possiamo entrare dentro perché larghezza. Dopo qua, anche l'altra parte tagliare, carri egiziani. Anche sopra di qui è chiuso, come un arco. Qui sono due buco, anche qua, un grande bronzo, dopo chiudere dentro. Questi pure qua a tempi, tutti i tempi? Tutto il tempo, perché dentro la Tosa normale casa non c'è. Solo castelli, anche templi. Quello lassù, scusa. Cosa avete trovato per dire che erano i templi? Come? Delle raffigurazioni, cosa c'era? Delle scritte? Per dire che erano templi quelli? Solo vi trovate una biblioteca sotto, vi già visto prima. Altri vi non ci siamo visti. Di non ci siamo visti. Thank you.
originale questo. Questi? 100% originale. Ah sì? Ah? Sì, 100% originale. Ma è questo per cos'è che lo facevano? Prima di andare fuori, vi capito bene. Perché quindi serviva andare... per difesa. Prima di andare fuori. Ah, per scappare? Capito... Sì. Ho anche una via di fuga. 70 metri a lungo. 70 metri lungo. Tutto ordinario. Egiziane. Anche sopra del tunnel due muri per difesa. Primo muro 8 metri la testa, secondo muro qui 10 metri la testa. Questo tunnel tutto il tempo chiuso. Forse è stata guerra. E invece andare qua. E invece salire rampa aperta questo tunnel. I siti militari andare fuori, girarli sopra dei nemici. Cerchiato. Per difesa, perché i nemici salire sopra e i nemici non ci possiamo entrare dentro perché due muri per difesa da sopra. E le sfingi? La parte delle sfingi dove è finita? Si è persa? Yuzlukai è un pantheon di rocce all'aria aperta del XIII secolo a.C. e racchiude splendidi bassorilievi di tutti gli dei e le idee ittite. Dunque, centro religioso ittita. Era soprannominata la città dei templi, infatti oltre 70 templi erano stati qui edificati. I resti più consistenti riguardavano il tempio di Tezup, dio delle tempeste. L'acropoli comprendeva gli edifici del governo, il palazzo imperiale, gli archivi dell'impero ittita. Ma nel 1180 a.C. i Frigi devastarono la città. Dopo gli scavi, le mura sono state debitamente restaurate. E quello che abbiamo visto è esattamente quello che vedete anche voi. Due anni sopra. E qua due bassorilievi, grandi bassorilievi di Odia Tempesta, nome di Roma. Queste sono le piccoline, Dio di tutta lì è quattro, nome di Dio. Adesso Dio è tempo morto, adesso Dio protegge per re. Come così? Come così? È stato trovato su una pietra. Sì. Ah, vuol dire scritto su una pietra. Yadelikaya. Yadelikaya. In turco? Yadelikaya è turco. Yadelikaya vuol dire... Scritto su una pietra. Sì, sì, inciso.